Al termine del derby di Santo Stefano tra la Cremona Ufficio e la Trasporti Bressano Fanengo, eccoci con il nostro coach Wizzy. Allora Wizzy, oggi un'altra gioia per questo finale di anno solare, che partita è stata? È stata una partita che è iniziata molto bene per noi, poi abbiamo fatto qualche errore di troppo, loro sono rimasti in partita. Nel terzo set invece siamo andati avanti, hanno sbagliato un po' di più loro e la partita l'abbiamo gestita fino alla fine. Sono molto contento che c'è stato l'apporto di tutte, di Ferrappio Muro, di Zorzetto alla fine, di Coveccia in battuta. Oggi avevamo anche la defezione di secondo palleggiatore Balconati. Due giorni fa Coveccia aveva febbre, siamo un po' tutti malati, adesso possiamo dire abbiamo fatto una settimana non facile. Io stesso non sto benissimo. Quindi solo felicità per questo 3-0, per questi tre punti, per come è finito l'anno, possiamo festeggiare al meglio. Grazie mille Wizzy, complimenti e congratulazioni ancora per questa prima parte di stagione di grande soddisfazione. Grazie mille, buon anno. Con il libero della Trasporti Bressano Fanengo, Federica Pelloni, benvenuto ai nostri microfoni. Allora ti chiedo innanzitutto un commento su questa partita. Che partita è stata per voi? Immagino avevate in mente che fosse complicata, però poi le partite vanno giocate e avete dimostrato comunque il vostro valore. Sì, sicuramente sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro un avversario molto forte e che si merita la posizione che ha in classifica assolutamente. Noi arriviamo da 4 vittorie e sicuramente anche fisicamente siamo abbastanza cotte, però sì, potevamo sicuramente fare meglio, soprattutto nel muro difesa che di solito è il nostro fondamentale migliore, però sapevamo che Speria è una squadra con buoni attaccanti, noi potevamo metterci un po' di più, però è andata così e sono comunque contenta della mia squadra, ci rifaremo. Ti senti di fare un piccolo bilancio di questa prima parte di stagione, visto che è comunque l'ultima gara del 2023? Sì, all'inizio siamo partite un po' scariche secondo me e abbiamo perso alcune gare che potevamo fare punti e portarci magari anche un po' più in alto in classifica. Adesso ci siamo riprese, abbiamo giocato delle buone partite, ci siamo unite molto anche come squadra e sono sicura che inizieremo il 2024 in maniera positiva e... vedremo, puntiamo sempre al quinto posto. Grazie mille Federica, da parte mia gli auguri di buon compleanno e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie mille, increpi. Siamo con la nostra centrale Matilde Munarini. Allora Matti, complimenti per questa bellissima vittoria e direi anche per la tua prestazione personale. Ti chiedo che partita è stata, come l'avete vissuta dal campo? È stata una partita molto difficile, soprattutto nel secondo set abbiamo fatto fatica a mantenere il ritmo e a tenere il controllo della partita, ma complimenti alla squadra che siamo riuscite comunque a ribaltare la situazione e a mantenere la calma. La partita ha avuto diversi setback, abbiamo iniziato la partita in ritardo, ci sono stati diversi avvertimenti, però entrambe le squadre hanno giocato molto bene e alla fine siamo riuscite noi a vincere perché abbiamo mantenuto la calma e siamo comunque riuscite a tenere il controllo sulla partita. Ti senti di fare un piccolo bilancio di questa prima parte di stagione, visto che è l'ultima gara dell'anno solare? Allora, questa prima parte di stagione è stata decisamente soddisfacente, siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi e adesso non vedo l'ora dell'inizio della Coppa Italia e anche del Capodanno e del buon anno. Grazie mille Mati e congratulazioni ancora per questi risultati che stiamo ottenendo. Grazie e buon anno a tutti.